Andrea Bonacci, onorando priore della contrada priore della Civetta. Intanto le chiedo come ha trascorso la contrada questo inverno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È stato un inverno sicuramente non facile, perché si veniva dalla vittoria della nostra avversaria, dalle sanzioni che ci sono state comunicate con due pali di squalifica. Per cui è stato un inverno sicuramente difficile, che però poi con l'elezione del nuovo capitano di Roberto Papei e soprattutto con l'estrazione a sorte per il Palio di Luglio, che ci ha permesso di ridurre di un anno il tempo di squalifica, questo ha dato nuovamente entusiasmo, per cui direi una contrada che si appresta ora a vivere con entusiasmo la festa titolare. Sono previsti degli eventi collaterali per questa festa titolare? Allora sì, diciamo giovedì pomeriggio c'è la presentazione di due coppie di bandiere cucite a mano dalle nostre bandieraie, a cui vanno i miei complimenti e ringraziamenti per il lavoro fatto. Sono due bandiere per il Mini Masgalano e due bandiere invece per la piazza. A questi poi seguiranno nei giorni di venerdì e sabato gli appuntamenti canonici con le cerimonie di ingresso in contrada, con i battesimi, insomma, il rituale classico. Devo dire che una nota, diciamo, negativa è stata la decisione della nostra avversaria di sovrapporsi proprio in questo fine settimana con un loro evento. Lo ritengo una cosa irrispettosa per la Civetta, irrispettosa per la festa titolare, direi per le feste titolari in generale. Spero veramente che un episodio di questo tipo, di cui io non ho ricordanza, non si ripresenti in seguito. Quanti battezzati sono previsti quest'anno? Sono previsti circa una quindicina di battezzati.